Ti do il benvenuto nella città di Peppa Pig. Ti divertirai moltissimo qui. Tra poco incontreremo Peppa, ma prima proviamo a camminare. Usa la levetta per muoverti. Che bel fiore! Perché non ti avvicini? Ora premi un pulsante per toccarlo. Ricordati di usare questo pulsante quando compare sullo schermo. La farfalla sta volando via. Seguiamola! Che succede? La strada è bloccata da una recinzione. Non preoccuparti, puoi usare lo stesso pulsante per aprire il cancello. A volte ti servirà rimuovere degli ostacoli per proseguire. Ricordati di usare questo pulsante quando compare sullo schermo. Oh, ciao! Ti do il benvenuto in città! Dove stai andando? Per parlare con la signorina Coniglio, avvicinati e premi il pulsante azione. Ben fatto! Hai imparato come muoverti per la città di Peppa Pig. Se continui a camminare... Questo è il mio papà! Perché non andiamo a salutarlo? Stare fermi è noioso! Andiamo da qualche parte! Vuoi dare una mano? Ottimo! Ho proprio il compito che fa per te! Perché non ti siedi qui a mescolare gli ingredienti al mio posto? Ottimo lavoro! Ti riesce bene mescolare! Con queste verdure faremo un'ottima insalata! Stare fermi è noioso! Andiamo da qualche parte! Che cosa stai facendo, George? George, dinosauro! Ti dispiace riaccenderla? Così posso leggere? Grazie. Signor Patato! Ti piace il signor Patato? A Peppa piace. Mamma Pig, hai visto i miei occhiali? Non li trovo da nessuna parte. Temo di no, Papà Pig. Peppa, perché voi due non andate a cercare gli occhiali di Papà Pig? Saranno da qualche parte in giro per la casa. Sì, certo, mamma! Troveremo gli occhiali! Cerchiamo gli occhiali! Tutto questo è ridicolo! Non vedo niente! Continuiamo a cercare! Devono essere qui da qualche parte! Cerchiamo gli occhiali! Abbiamo trovato gli occhiali! Riportiamoli a papà! Papà, papà, li abbiamo trovati! Abbiamo trovato gli occhiali! Davvero? Fantastico, Peppa! Grazie! E grazie anche a te! Peppa non potrebbe avere amici migliori!
è la mia stanza. Ti piace? Ho un sacco di giochi nella cesta. Seguimi! Arr! Oh! Stare fermo. Perché non andiamo a trovare il nonno e la nonna? Casa loro è poco più avanti. Proseguiamo su questa strada. Salve, signor Toro. Che cosa sta succedendo? Ciao, famiglia! Ciao, bambini! Stiamo effettuando delle riparazioni su questa strada. Che cos'è successo alla vecchia strada? Le radici degli alberi nelle vicinanze avevano causato dei rigonfiamenti che rendevano pericolosa la guida. Non preoccupatevi, ci penseremo io e il signor Rinoceronte. Sarete molto occupati. Faremo meglio ad andare. C'è un modo per passare. Sì, potete passare proprio accanto alla strada. Fate attenzione. Capisco. Grazie. Arrivederci, signor Toro! Arrivederci, signor Rinoceronte! Grazie per le riparazioni! L'asilo! Eccovi all'asilo, un luogo in cui imparare e giocare insieme a Peppa e ai suoi amici. Ciao a tutti, vi presento una persona nuova. Ciao! Piace molto. Che splendido disegno! Perché non lo vai ad appendere a casa di Peppa? Tre, due, uno! Splendido! Questo va da grande a piccolo. Due, uno, tre. Ora è tutto mischiato. Perché non riprovi? Uno, due, tre. Questo va da piccolo a grande. Ottimo! Bambini! Oggi è una giornata molto speciale. Sapete che giorno è? È il tuo compleanno? No, non è il mio compleanno, Danny. Chi vuole indovinare? Vuoi provarci tu? Bel tentativo! Oggi è la giornata degli sport. Wow! Cos'è la giornata degli sport? La giornata degli sport è un evento importante. Oggi tutti devono fare sport per restare in salute. Andiamo alla pista di atletica. Oh! Ok, bambini. Si parte al mio via. 3, 2, 1, via! Forza, bambini! Molto bene, Peppa!
Ma siete tutte e due molto veloci. Un ultimo sforzo, bambini! Siete vicinissimi al traguardo! Finito! Oh, complimenti! Avete fatto un ottimo lavoro! Oggi meritate tutti un trofeo, non credete, Peppa? Susie? Pedro? E anche tu, naturalmente! Splendido! Spero che oggi abbiate capito tutti l'importanza dello sport! Ma si può correre anche se non è la giornata degli sport? Oh, certamente! Si può correre quando si vuole! È divertente! L'albero ci sta salutando. Ciao, signor albero! Gli alberi non parlano, sciocchino! È Tiddles la tartaruga! Tiddles la tartaruga? Che cosa ci fa sull'albero? Dobbiamo aiutarlo a scendere. La dottoressa Criceto sarà preoccupatissima per lui. Sì, ma come possiamo fare? È troppo in alto! Chiediamo a Madame Gazzella! Lei saprà cosa fare! Madame Gazzella saprà come aiutare Tiddles la tartaruga a scendere dall'albero. Raggiungiamola in aula! Salve, signor Toro! Che cosa sta succedendo? Ciao, famiglia! Ciao, bambini!
Stiamo effettuando delle riparazioni su questa strada. Che cos'è successo alla vecchia strada? Le radici degli alberi nelle vicinanze avevano causato dei rigonfiamenti che rendevano pericolosa la guida. Non preoccupatevi, ci penseremo io e il signor Rinoceronte. Oh, non vi tratterremo oltre. Sarete molto occupati. C'è un modo per passare? Sì, potete passare proprio accanto alla strada. Fate attenzione. Certamente, grazie. Arrivederci, signor Toro. Arrivederci, signor Rinoceronte. Grazie per le riparazioni. Non così vecchio, George. Dinosauro? Credo sia troppo grande per te. Credo che sarei una fantastica regina. Starei sempre seduta a mangiare tu il gelato che voglio. A quanto pare tu e Peppa siete diventati dei reali. E ora potete avere tutto quello che chiedete. C'è qualcosa che desiderate, Vostre Maestà? Sì, vogliamo dei gelati, per favore. Certamente, Regina Peppa. Questo gelato è buonissimo. Ancora, per favore. Mi piace essere una regina. Sono certo che saresti un'ottima regina, Peppa. Andiamo di qua. Guarda, George! È un dinosauro gigantesco! Dinosauro! Sì, George! È un dinosauro vero, che ha vissuto molti, molti anni fa! Dinosauro! Non facciamoci acchiappare! Oh no! Dobbiamo fuggire dal dinosauro George! Sei con noi, George? Dinosauro! Sembra che George abbia trovato la sua stanza preferita! Questo che cos'è? Ah, benvenuti, benvenuti! Siete qui per venire con me sulla Luna? Saltate a bordo del trenino spaziale! Il signor Coniglio è la guida. Sa un sacco di cose sull'universo. Andremo davvero sulla Luna? No, Peppa, sarà solo per finta. Esatto! Peppa è solo una luna finta. Attenzione, passeggeri! Tenetevi stretti ai vostri sedili! Stiamo per decollare! 3, 2, 1, lancio! Allora, qualcuno sa dirmi che cosa sono queste cose appese al soffitto? Sono dei pianeti! Esatto! E sai dirmi anche i nomi dei pianeti? Non credo! Oh, io ne so uno! La Terra! Molto bene, Papà Pig! Questa è la Terra! C'è anche Venere, Marte, Nettuno!
quello cos'è? Ah, quello è un satellite. I satelliti girano attorno al mondo per farci avere la TV e internet. Davvero? Ma come fanno? È una magia! Ed eccoci giunti alla fine! Siate pregati di uscire dal razzo e di continuare nella prossima stanza dove vedrete la luna! Benvenuti sulla luna! Qui la gravità è molto più debole, quindi possiamo saltare più in alto! La luna ha una gravità inferiore a quella della Terra, quindi ci si sente più leggeri e si riesce a saltare più in alto. Yuhu! Provateci! Agganciatevi e saltate in alto! È una splendida giornata per godersi un bel panorama dalla mongolfiera. Sì, grazie! Chissà se la signorina coniglio ci farà volare sulla mongolfiera! Una farfalla! Che bella! Seguiamola! Oh no! C'è spazzatura ovunque! Forse dovresti aiutare Peppa a ripulire la foresta. Oh no! È pieno di spazzatura per terra! Dovremmo metterla nella pattumiera! Ecco qui! Ben fatto! Se facciamo tutti la nostra parte, è facile mantenere la foresta pulita. Chi ha lasciato queste impronte? Se le seguiamo, lo scopriremo! Forse degli insetti! Cosa credi che sia? Sarà un uccello. L'animale giusto.
Mamma, Papà Pig e George sono venuti a godersi un piacevole picnic nella foresta. Che splendida giornata per fare un picnic nella foresta! Forza! Troviamo un bel posticino in cui sederci a pranzare. Che ne dite se andiamo per di là? Questo mi sembra un buon posto, no? Posso avere il cestino, Papà Pig? Oh, sì, ma certo! Che succede, Papà Pig? La tua faccia è diventata rossissima. Io, credo di aver lasciato il cestino da picnic in auto. Oh no, allora dovremo andare a recuperarlo. Magari potreste andare tu e Peppa a recuperare il cestino dall'auto. Ma certo, mamma! Torneremo in un battibaleno! Papà Pig ha dimenticato il cestino da picnic in auto e vi hanno chiesto di tornare indietro a prenderlo. Torniamo all'auto a prendere il cestino da picnic! Cestino! Fa un profumino delizioso! Oh, vi ringrazio! Ora accomodiamoci tutti! Ops! Temo di avere un po' di fame! Ottimo lavoro! Avete recuperato il cestino da picnic, così la famiglia di Peppa potrà godersi un delizioso pranzetto nella... Questo va qui, questo va là e... Voilà! Questi tramezzini sono buonissimi, Papà Pig. Sì, papà. Grazie mille. E tu cosa dici? Ti piacciono? Quello cos'era? Papere! Che cosa ci fate qui? Avete fame anche voi? Mamma, possiamo dare loro da mangiare? Potremmo. Ma è rimasto solo il tramezzino di papà. Papà, papà, dobbiamo dare da mangiare alle papere. va bene. Ecco a voi, paperelle. Sono piena. Beh, almeno tu lo sei. Oh, papà, tu sei sempre un po' pieno. Che bel posto per campeggiare! Ah, Peppa! Voi due siete già qui! Ciao, Peppa! Ciao, Peppa! E ciao anche a te! Ciao a tutti! Ascoltate, bambini! Ora che siamo qui, dovete montare le vostre tende e qualcuno dovrà raccogliere dei legnetti per il falò. Ci pensiamo noi, Madame Gazzella! Noi raccoglieremo i legnetti! Madame Gazzella vi ha chiesto di raccogliere dei legnetti per fare un falò. Segui Peppa e aiutala a raccogliere abbastanza legnetti per il fuoco. Legnetti, legnetti! Dobbiamo raccogliere un sacco di legnetti! Ecco qui! Mi serve qualche altro legnetto! Ci pensate voi? Così dovrebbe bastare. Torniamo da Madame Gazzella. Oh, ottimo lavoro! Ora
perché non andate a montare la tenda mentre preparo il falò? Venite qui da me, bambini! Chi vuole sentire una canzone? Io! D'accordo! We're playing a tune and we're singing a song with a bing and a bong and a bing. Bong, bing, boo, bing, bong, bing, bing, bong, bing, li, bong, li, boo. Bong, bing, boo, bing, bong, bing, bing, bong, bing, li, bong, li, boo. Bong, bing, boo, bing, bong, bing, bing, bong, bing, li, bong, li, boo. È una splendida giornata per godersi un bel panorama dalla mongolfiera. Sì, grazie! Montagna innevata. Forse potremmo fare un giro sullo ski lift. Ci darà degli sci per scendere sulle piste. Oh, un pupazzo di neve! Li adoro! Dovremmo farne uno anche noi! Peppa vuole fare un pupazzo di neve. Troverai tutto il necessario nella neve. Guardiamo da questa parte? Seguimi! È stato divertente! Ce l'abbiamo fatta! Evviva! Thank you.
Penso che questi andranno bene. Attenzione a non scendere troppo rapidamente dalla collina. Buon divertimento! Sono proprio dietro di te! Diamo un'occhiata in giro. È una splendida giornata per godersi un bel panorama dalla mongolfiera. Sì, grazie! Ciao, uccellino! Che cosa ci fai qui? Cantarci una canzone. Ah, non lo so. Vuoi cantare, uccellino? Chip, chip. Arrivederci, uccellino. Torna presto a trovarci. Eccovi qui. Peppa, oggi vi portiamo al Castello Ventoso. Il Castello Ventoso ha una torre molto alta. Da lì riusciremo a vedere tutta la città. Evviva! Dinosauro! No, George, temo che non ci siano dinosauri lassù. Dinosauro! Però puoi portare il signor dinosauro con te. Dinosauro! Allora, perché voi due non andate ad aspettarci in auto mentre noi finiamo di prepararci? Sì, papà! Ci andiamo subito! Andiamo all'auto! Papà ci porterà al Castello Ventoso! Salve, signor Toro! Che cosa sta succedendo? Ciao, famiglia! Ciao, bambini! Stiamo effettuando delle riparazioni su questa strada. Che cos'è successo alla vecchia strada? Le radici degli alberi nelle vicinanze avevano causato dei rigonfiamenti che rendevano pericolosa la guida. Non preoccupatevi, ci penseremo io e il signor Rinoceronte. Sarete molto occupati. Faremo meglio ad andare. C'è un modo per passare. Sì, potete passare proprio accanto alla strada. Fate attenzione. Capisco. Grazie. Arrivederci, signor Toro. Arrivederci, signor Rinoceronte. Grazie per le riparazioni. Castello Ventoso. Tu, Peppa e la sua famiglia siete arrivati al Castello Ventoso. Wow! Non ho mai visto un castello così grande.
Forza, entriamo! La vista dalla cima è bellissima, vedrai! Guardare attraverso il telescopio fa sembrare tutto più vicino. Perché non ti prendi un po' di tempo per dare un'occhiata? La riconosci? È casa nostra! Oh, sì, papà! Da qui riesco a vedere la finestra di camera mia! Quella deve essere la casa di nonno e nonna! E guarda! Nonno e nonna sono usciti! Secondo te ci possono vedere? Non credo, Peppa. Siamo davvero molto lontani da loro. Oh! Oggi sarebbe il giorno perfetto per andare in spiaggia! Guarda, guarda! Vedo la signorina coniglio sulla sua mongolfiera! Starà aspettando qualcuno da portare alla montagna innevata! Abbiamo trovato il museo! Adoro il museo! Dinosauro! Ed ecco la montagna innevata! C'è un bellissimo panorama! Ma sembra molto freddo lassù! L'asilo! Però non c'è nessuno adesso, perché a quest'ora sono tutti a casa! Patata City! Possiamo andarci, mamma, per favore? Ma certo! Non adesso, però! Oggi ci godiamo il castello ventoso! Mamma e papà, possiamo tornare presto al castello ventoso? Ma certo, Peppa! Sono felice che ti sia divertita a guardare attraverso il telescopio. Sapevo che ti sarebbe piaciuto. Il castello ventoso è divertentissimo. Guardando dal telescopio in cima, si possono vedere tanti posti, anche alcuni molto lontani. Salve, signor Toro. Che cosa sta succedendo? Ciao, famiglia! Ciao, bambini! Stiamo effettuando delle riparazioni su questa strada. Che cos'è successo alla vecchia strada? Le radici degli alberi nelle vicinanze avevano causato dei rigonfiamenti che rendevano pericolosa la guida. Non preoccupatevi, ci penseremo io e il signor Rinoceronte. Sarete molto occupati. Faremo meglio ad andare. C'è un modo per passare? Sì, potete passare proprio accanto alla strada. Fate attenzione! Capisco! Grazie! Arrivederci, signor Toro! Arrivederci, signor Rinoceronte! Grazie per le riparazioni! La casa di Peppa. Casa. Sta squillando il telefono. Chissà chi è. Ciao, Peppa. Ciao, Danny. Danny Cane è un amico di Peppa. La sua casa è accanto alla foresta. Oggi da una festa di compleanno a casa mia. Voi due volete venire? Dovrete mettervi un costume da pirata! Una festa a tema pirati! Certo che veniamo! Ha, ha, ha! Non fate tardi! Mamma, papà, possiamo andare alla festa di compleanno di Danny Cane, per favore? Giocheremo a fare i pirati! Oh, i pirati! Non posso certo dire di no! Andate pure da Danny Cane. Il compleanno di Danny Cane.
Ottimo lavoro! Eccoti alla festa di compleanno di Danny Cane. Il tema sono i pirati. Benvenuti alla mia festa di compleanno a tema pirati! Yar! Ecco i vostri costumi! Non vedo l'ora di vedere tutti quanti vestiti da pirati! Si sta nascondendo qualcuno qui! Quello cos'era? Questa è la mia altalena piratesca! Che differenza c'è tra questa e un'altalena normale? Questa qui è fatta di gomma! Cosa c'è lì dentro? Gli altri costumi da pirata! Tu vuoi cambiare il tuo? Hai fame, signor Papero? Forse potremmo trovare del pane! Andiamo di qua! Ciao, Peppa! Grazie per essere venuta! E grazie per aver portato qualcuno con te! Ahoy, piccoli pirati! Ahoy, nonno cane! Chiamatemi Barba Bianca! Oggi dovrete ritrovare il tesoro perduto dei pirati! Oh! Il tesoro perduto dei pirati è molto speciale! È un tesoro così importante che in realtà sono 4 tesori in uno! Come fanno a essere 4 tesori in uno? Ottima domanda, Danny! I pirati di un tempo non volevano far trovare il loro tesoro a nessuno, quindi l'hanno diviso in 4 parti per nasconderlo in 4 posti diversi. 4 parti? Non le troveremo mai tutte. Potrebbero essere ovunque. Ah, ma per vostra fortuna, Peppa, io so dove sono nascoste tutte quante. La prima parte è nel giardino sul retro di questa casa. Oh! E tutte le altre? La seconda parte è stata rubata dal mio rivale, il temibile Capitan Porcello, anche se voi potreste conoscerlo col nome di Nonno Pig. La terza parte è sotterrata sull'isola del tesoro. E infine dovrete cercare l'ultima parte all'interno delle grotte oscure. Ehi, sono vicino alla mia casa. E alla mia? Sì, vedete, le grotte hanno cambiato molti nomi negli anni. Ora prendete una mappa e mettetevi in marcia. Sì, abbiamo trovato la mappa. Sembra che il tesoro sia nascosto nel giardino sul retro. Andiamo a vedere. Dobbiamo andare di qua.
Dobbiamo andare di qua! 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 Complimenti! Avete trovato il primo pezzo del tesoro! Siete davvero in gamba! Ora continuiamo la caccia al tesoro e vediamo se riuscirete a trovare il resto! Hai trovato un pezzo del tesoro! Ben fatto! Ahoy, pirati! Dobbiamo dirigerci al nascondiglio di Capitan Porcello per recuperare un pezzo del tesoro! Tutti pronti? Sì, capitano! Fermi, bucanieri! Prima di salire sulla barca, dovete mettervi i giubbotti salvagente. Mi piace i salvagenti! Adesso puoi imbarcarti! Ok! Su, forza! A bordo! Levate l'ancora! Spiegate le vele! Prezza di mare, non c'è niente di meglio! Ma non siamo su un fiume, nonno? Certamente, Danny! E il fiume trasporta la brezza del mare! Questo mi mette dell'umore giusto per una canzone! Jolly Pirates we, sailing blue sea, to find the golden treasure, for sail high the bay! Nascondiglio di Capitan Porcello. Ciao, piccoli pirati! Siete quasi al nascondiglio di Capitan Porcello. Vi darò un aiutino. Il tesoro è appeso agli alberi. Ma fate attenzione, Capitan Porcello stesso lo protegge. Perciò dovrete trovarlo senza che lui vi veda. Buona fortuna! Spero che qui non ci siano pirati intenzionati a prendersi il mio adorato tesoro. Prendiamo il tesoro, ma senza farci vedere dal nonno. Bel lavoro! Hai preso il tesoro senza farti scoprire! Bel lavoro, giovani pirati! Vi manca poco per trovare tutte le parti del tesoro. La prossima fermata è l'isola del tesoro. La prossima parte del tesoro è sepolta sotto la sabbia. La mia barca è da questa parte. Seguitemi! Avanti!
a vele spiegate! Quello cos'è? È un messaggio! Dobbiamo portarlo alla nonna! Che cos'è, Peppa? È un messaggio in una bottiglia! Potete leggercelo, per favore? Certamente! Fammi vedere! Siete una banda di pirati davvero adorabile! Davvero? Oh sì, è vero! Evviva! Oggi Nonno Pig vi porterà in giro sulla sua barca. Andrete in un posto molto interessante. Tutti a bordo? Sì, capitano! Spiegare le vele! Di sicuro il formidabile Barba Bianca vi avrà messo in guardia su di me. Il formabile? Esatto! Ho vissuto molte avventure con quel temibile pirata. Ed è proprio durante la nostra ultima avventura che abbiamo trovato il gran tesoro di cui oggi siete alla ricerca. Non riuscivamo a decidere chi dovesse tenerlo. Così l'abbiamo diviso e nascosto in 4 posti diversi. L'isola del tesoro! Quello cos'è? È un metal detector. Può trovare i tesori nascosti. Oh! Quando il suono si fa più repentino, significa che ti stai avvicinando al tesoro. Fatto voi due! Avete trovato il tesoro nascosto sull'isola prima di tutti gli altri. È tutto vostro!
Ben fatto! Hai un vero talento nello scovare i tesori e grazie al metal detector hai trovato il tesoro nascosto sull'isola.